La scorsa settimana ho letto in giunta, abbiamo nominato gli assessori e ho letto in giunta le mie dichiarazioni programmatiche che sono state condivise dai sindaci. Fra questa sera, se ce la facciamo, riusciremo a conferire le deleghe e quindi saremo operativi a partire da questa sera. I servizi comuni, l'Unione nasce per i servizi, per la prestazione dei servizi comuni. E non sono stati anni persi quello che abbiamo passato, anzi approfitto per ringraziare chi mi ha preceduto, Giovanni Foti, Nino Bartolotta, Antonio Di Ciuccio, per citare solamente gli ultimi tre, che sono stati veramente dei grandi presidenti che con sagacia e con umiltà hanno portato avanti, diciamo così, tutte le questioni che attenevano all'Unione e che non era cosa da poco conto. Abbiamo tolto, come dico io, dal campo le pietre. Il campo è bello pronto per essere arato, possiamo cominciare a seminare bene i servizi comuni. Penso che la prima cosa che dovremmo fare è quella dello sportello unico delle attività produttive. Lo sportello unico delle attività produttive, altrimenti detto SUAP, è uno strumento importantissimo per le imprese, perché a misura che riesce a dare alle imprese in termini veloci e in termini efficaci, un servizio che è quello poi alla fine l'imprenditore cosa desidera sapere? Se può ottenere l'autorizzazione e la licenza e in quanto tempo la può ottenere. E allora, piuttosto che diluire questo servizio su 12 municipi, molti dei quali per ragioni proprio di personale non hanno, perché hanno personale a scavalco, perché hanno. E quindi nell'ipotesi in cui un imprenditore di un comune piccolo, medio piccolo, desidera portare avanti un discorso di SUAP, è chiaro che si troverà in difficoltà perché non ci sono le strutture burocratiche in grado di dargli la risposta. Mentre noi, se facciamo e individuiamo un comune, io direi che anche per rispetto alla dimensione demografica sarebbe opportuno individuare il comune di Santa Teresa di Riva come sede dello sportello unico delle attività produttive dell'Unione per tutti i comuni dell'Unione. Non c'è dubbio che questa cosa è una cosa molto efficace, molto efficiente, che darebbe la possibilità, basta dire, che so, a Mandanici piuttosto che a Roccolomera, se c'è una procedura complessa che ha bisogno del SUAP, e allora si dice a quell'imprenditore, ascolti, lei lasci le carte qua, ma le porti pure a Santa Teresa dove c'è la sede del SUAP e verrà sicuramente servito nell'arco di brevissimo tempo, piuttosto che stare a Roccolomera o a Furci o in altri comuni dove passerebbe il triplo del tempo per ragioni che vi ho detto. Non credo che sia una cosa dell'altro mondo, faremmo in questa prima fase solo le procedure complesse, anche qua voglio dire con chiarezza, se qualcuno pensa, ma credo che non lo pensi nessuno, che queste iniziative potessero attentare alla autonomia intangibile dei comuni, per la carità di Dio, è liberissimo di starsene nella propria autonomia. Se invece riteniamo, come la legislazione ci sta portando avanti, che i servizi comuni siano i servizi di ottima efficienza e qualità e quindi in questo senso riceveremo dei finanziamenti, altrimenti ci verranno dati sempre meno finanziamenti ai comuni, allora questa è una bella cosa che possiamo fare. La seconda questione che dobbiamo affrontare, secondo me, di gran premura, è quella dell'ufficio paghe, stipendi e del personale. Io ho calcolato che i dipendenti comunali dei comuni dell'Unione saranno all'incirca 800, meno di 1000. Io non ho visto a memoria mia, e facciamo conto che siamo 800.000 dipendenti, io non ho visto mai un'azienda, un'impresa, qualunque cosa, che abbia 12 ragionieri per fare gli stipendi, che abbia 12 persone che rilevano le presenze, 12 persone che fanno i modelli INPS ed altro. E allora, è una spesa che i comuni si potevano sostenere negli anni passati, adesso non ce la possiamo più sostenere. E allora, anche qua, ci sono gli strumenti di natura elettronica, informatica, che ci consentono da Roccolomera o da Sant'Alessio o da Mandanici di inviare direttamente alla centrale dell'Unione tutti quanti i dati che mano a mano arrivano per tutto quello che riguarda gli stipendi. Nel momento in cui vengono inviati, vengono elaborati e viene fatto un unico. Tanti cedolini paga quanti sono i dipendenti, ad esempio di Roccolomera, di Santa Teresa, senza che
ci sia questa spesa ulteriore dei, fra virgolette, li chiamo così per semplificazione, dei ragionieri o degli addetti. Che significa che queste persone le mandiamo a casa nella maniera più assoluta. Rilevo semplicemente che l'età media dei ragionieri o di coloro che sono dette queste cose è abbastanza alta, quindi fra qualche anno andranno in pensione. Nel momento in cui dovessero andranno in pensione, è chiaro che il sindaco si pone il problema, stando così le cose, non essendoci un servizio comune, di sostituire, e quindi deve fare la stessa cosa che faceva il suo predecessore 30 anni fa o 40 anni fa, laddove invece le risorse che ha destinato per questo servizio paga in grandissima parte le può destinare per un altro servizio, che penso che sia la tutela dei fiumi, delle acque, delle coste, che sia anche l'aspetto ecologico, ma che sia anche l'aspetto della nettezza urbana, della pulizia, della gradevolezza del paese, tante cose che si possono fare. Quindi l'esigenza è quella di stringere. Non c'è dubbio un'altra questione della quale dobbiamo infallibilmente avere coscienza. Il fatto che non è possibile più, anche perché non c'è il bilancio che lo può sostenere, che l'Unione paghi a babbo morto questi servizi. Allora ogni comune deve prendere la buona abitudine di compartecipare. All'inizio faremo una compartecipazione che è poco più che simbolica, giusto? Ma basta semplicemente dire che nel momento in cui riusciamo a mettere assieme 10-12 mila euro per un servizio e poi il resto li dà l'Unione, è chiaro che il comune nel quale verrà installato il servizio è un comune che può ottenere un sostegno di natura finanziaria per destinare uno o due impiegati a questo tipo di cose. L'altra questione che mi pare assolutamente importante è la questione del territorio. Noi viviamo in 12 comuni, quindi 12 comuni, 12 municipi, 12 realtà, ma un solo territorio. Cioè, ci dobbiamo rendere conto che da Roccolomera a Furci c'è un torrente, da Furci a Santa Teresa c'è un torrente e da Roccolomera a Pagliara non c'è proprio nulla, se non a un certo punto un cartello che dice qua finisce Roccolomera e qua comincia Pagliara, e così anche a Mandanice e compagnia bella. E allora il ragionamento che dobbiamo fare è che c'è la necessità, io per esempio mi sembra una cosa talmente assurda che per esempio dobbiamo prevedere nei piani regolatori 12 zone artigianali, 12, sapendo bene di fronte a questa ipocrisia nella 90% di questi comuni non verranno mai realizzate le zone artigianali, laddove sarebbe opportuno che trovassimo uno o due poli di sviluppo attorno ai quali fare sorgere quelle che sono le zone artigianali e imprenditoriali e industriali della nostra Unione. La stessa cosa vale, per esempio, curiosamente non abbiamo un servizio, un centro commercio e quindi una piattaforma logistica per il commercio, non ce l'abbiamo. Quanto utile sarebbe se riuscissimo a individuare all'interno dell'Unione un comune in grado di dare il terreno per una piattaforma logistica dove possono arrivare tutte le merci che servono tutti i negozi, tutte le imprese di questo territorio e che quindi avrebbero un risparmio esponenziale. Questo è il ragionamento. La terza questione che desidero affrontare, se ne avrò la forza e la capacità, è quella del fotovoltaico, dell'energia alternativa. Ho calcolato che abbiamo un ettaro e mezzo di superficie all'interno dei municipi, delle scuole dell'Unione. Questo ettaro e mezzo è come se fosse, se lo mettessimo tutto quanto assieme, è come se fosse un ettaro e mezzo. Questo ci può dare, ci può fornire l'energia alternativa e quindi nella fattispecie il fotovoltaico per liberarci da una serie di pesi enormi che sono quelli delle bollette elettriche. Come possiamo fare? Io, per esempio, per prima Roccolomera, che avevo accarezzato per lungo tempo questa questione fotovoltaica, sono stato impedito da una cosa. Mi costerebbe, se voglio farla come comune, 1,5 milioni. E 1,5 milioni non sono nelle condizioni, e come me ritengo gli altri comuni. E allora, se, e anche qua penso che scopriremo l'uovo di Colombo, se il mutuo, io penso che tutta questa questione per servire tutti i comuni dell'Unione costerà dai 12 ai 15 milioni di euro. Se è l'Unione ad assumere il mutuo, ovviamente nessuno darebbe un mutuo di 12 o 15 milioni di euro all'Unione che ha un bilancio di 250-300 milioni, ma se ogni comune pro quota prestasse fideiussione e dicesse nell'ipotesi in cui
la Unione non dovesse pagare, mi impegno io a pagare la somma che è a mio carico. Ovviamente se c'è un piano finanziario, il piano finanziario c'è, che è nelle condizioni di darci tranquillità sul fatto che l'incentivo che prendiamo va a essere portato al pagamento del mutuo, non avremmo nessuna spesa né i comuni né l'Unione, e potremmo andare in grazia di Dio a fare un servizio che è utilissimo, e che è utilissimo non solo per i cittadini ma utilissimo soprattutto per le finanze dei comuni, che verrebbero sgravate almeno di 1 milione l'anno di bollette elettriche, e non sarebbe cosa da poco. E poi direi che ci sono anche delle questioni di come dire, anche di immagine che vorrei dare, cioè nel senso, noi non abbiamo ancora un logo dell'Unione, non credo che sia una impresa dei Tanica realizzare il logo dell'Unione, come anche a me piacerebbe, se è d'accordo il Consiglio, avere una bandiera dell'Unione, cioè di fronte alla sede dell'Unione a Villaragno io vedo che c'è la bandiera dell'Europa, la bandiera dell'Italia, la bandiera della Sicilia, manca la bandiera dell'Unione. Ecco, se in tutti i comuni dell'Unione ci fosse la bandiera dell'Unione accanto alla bandiera italiana e alle altre bandiere, sarebbe un bel passo avanti, anche lanceremmo ai cittadini un messaggio di speranza, di ottimismo e anche di presenza sul territorio. Altre questioni che, sulle quali non mi dilungo, che sono ugualmente importanti e che però danno l'idea, vorrei che chi sente queste cose non pensasse che io sono un megalomane, ma chissà, e nemmeno che pensasse che io sia unto dal Signore. Non ho fatto altro che una banalissima obiezione di andare su internet, collegarmi con i siti dell'Unione dei Comuni, i quali dell'altra Italia o dell'Italia, i quali sono almeno mediamente 10 anni o 15 anni prima avanti di noi. E tutto quello che io ho detto e che sembra il libro dei sogni è realtà quotidiana di ogni giorno negli altri comuni. Quindi se l'hanno fatto loro, non credo che noi siciliani e dell'Unione dei Comuni. L'ultima cosa che volevo dire, avverto anche l'esigenza, e questo lo farò e lo proporrò anche al Consiglio, di avviare una sorta di federazione tra unioni. Noi abbiamo 3 unioni sul nostro territorio e ce ne sono ancora altre, la Via Reggia, Francavilla e altre. Ma dico, ferma restando anche l'autonomia delle unioni, ma potremmo, se apriamo un terreno di consultazione periodica tutte quante, io penso che potremmo affrontarla anche più in grande i nostri problemi, i nostri servizi. Grazie. Passiamo alla presidente, posso fare un piccolo intervento prima di la seduta? Sì, sempre in aggiunta. Il consigliere, io in aggiunta a quello che ha detto il presidente Romualdo Santoro, volevo anch'io ricordare il 19° anniversario della strage di Capaci, perché quelle rare volte passo dall'autostrada e vedo quel monumento che è dedicato a Falcone, alla moglie e a coloro che facevano parte della loro scorta, mi viene la bella pelle d'oca e mi viene con i piedi. Ciò a testimonianza che noi giovani amministratori teniamo molto alla legalità, ma soprattutto cerchiamo di combattere, ricordando queste vittime, quella mentalità mafiosa che c'è, e non proprio la mafia. Ricordo inoltre l'anniversario di Borsellino, che sarà il 19 luglio. In aggiunta a quello che ha detto il Presidente, non voglio dire altro. Volevo soltanto invitare i sindaci, che vedo stasera siete numerosi, a fare un atto abbastanza significativo, ovvero quello di intitolare la propria aula consiliare ai giudici Falcone e Borsellino, che per noi sono dei nostri eroi e penso che riescano a conciliare maggioranza e minoranza, destra e sinistra, e intitolare anche a tutti le vittime della mafia. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Spadaro. Sicuramente i sindaci hanno già nel corso degli anni intitolato con varie strade, piazze e edifici di pubblica fruizione alle vittime della mafia, ricordo Giovanni Borsellino e Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e altri. Perciò dico, sicuramente faranno
Diciamo che è molto significativo, essendo l'aula consiliare il luogo di incontro e di pubblico. Ecco, mi sento abbastanza. Sì, prego. A proposito, ti ricordo, mi scusi Presidente, però mi sembra il caso di fare anche un altro tipo di ricordo. Ragioniere. Pensiero a Paolo in questa prima seduta di Consiglio dell'Unione, credo che sia doveroso per quello che ha dato a questa istituzione fin dalla sua fondazione. Infatti sarebbe stato semplice, sì, comunque ringrazio il consigliere Orlando per aver ricordato il nostro amato ragioniere che prematuramente è scomparso il giorno 9 del mese passato. Passiamo a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Lettura d'approvazione per quale senatore precedente? Tutto chi è contrario? Anzi, no. Giuramento del Presidente dell'Unione e presentazione giunta. La forma, do lettura della proposta. Premesso con il verbale numero 1 del 19 aprile 2011, l'Assemblea dei Sindaci è stato eletto Presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche e dei Peloritani, Sindaco del Comune di Corpalumera, Avvocato Gianni Miazzi. Visto il disposto dell'articolo 4,1 della legge 15 maggio 1997 127 e come ricevuto con modifica dell'articolo 2,3 della legge regionale numero 23 del 7 settembre 1998, e testualmente recita: il sindaco e il presidente della provincia presentano davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservazione lealmente alla Costituzione italiana. Ritenuto che anche il presidente dell'Unione debba prestare giuramento, visto lo Statuto dell'Unione, visto l'ordinamento enti locali vigente della regione siciliana, propone che il Presidente dell'Unione, Avvocato Gianni Miazzi, presti giuramento con la seguente forma: giuro di osservare realmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scopo e coscienza l'interesse dell'Unione delle Valli Ioniche e dei Peloritani. Che il Consiglio ne prenda atto. Io, Gianni Miazzi, Presidente dell'Unione delle Valli Ioniche e dei Peloritani, giuro di osservare realmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse dell'Unione dei Comuni delle Valli Ioniche e dei Peloritani, in armonia agli interessi della Regione. Lo giuro. Poi facciamo migliori auguri al nuovo presidente della Giunta dell'Unione dei Comuni, che succede al sindaco di Antillo Antonio Di Ciuccio, che ha fatto un egregio lavoro in questo anno di attività, che ha rilanciato, diciamo, l'azione dell'Unione, ha raggiunto importanti risultati. Questa sera non è qui e porto il suo saluto io per Antonio. Sperando che il proseguo, cioè ci sia la continuazione delle importanti attività che sono state portate avanti dal precedente presidente. Bene, in prosecuzione dell'argomento c'è la presentazione della giunta. Do la parola al presidente. Allora, signore consigliere, signor presidente, io ho nominato con determina numero 6 del 18 maggio ultimo scorso la giunta dell'Unione. Vorrei dire in uno alla giunta dell'Unione, mi sembra più che opportuno e doveroso, anzi, esporre le linee programmatiche del mio mandato, del mio anno. Ma prima di fare questo, permettetemi di ringraziare chi mi ha preceduto negli anni e sicuramente i presidenti degli ultimi 3 anni, mi riferisco a Giovanni Foti da Sant'Alessio Sicolo, a Nino Bartolotta e Antonio Nicuccio. In realtà è stato un lavoro preziosissimo, molto spesso oscuro, non sotto il vettore della ribalta, ma è stato il lavoro che ha consentito a chi vi parla di poter in qualche modo e forse non presuntuosamente accingersi, seminare quello che loro in qualche modo hanno preparato. Senza il loro lavoro non sarei riuscito sicuramente, per tutti gli inciampi
valgono per tutti, non è un mistero che abbiamo attraversato dei mari burrascosi, dei momenti difficili, in cui semplicemente, e voglio qua dirlo, non fosse altro per questo, hanno legittimazione le unioni, per i rapporti di amicizia e di stima reciproco che c'è tra tutti noi, non ci siamo arenati appunto perché nessuno si sarebbe assunto la responsabilità di frantumare, di mandare in disarmo una realtà che dei nostri giorni e dell'immediato futuro. Desidero fare desidero ricordare una persona che improvvisamente ci è mancata in maniera proprio drammatica e ancora non ci siamo abituati alla sua assenza, il ragioniere Paolo Sacchimbene, che fu effettivamente il fondatore insieme a noi, ma sicuramente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista amministrativo, il fondatore dell'Unione insieme a noi. Paolo, oltre ad essere un buon amico, era un grandissimo tecnico, un valoroso dirigente che ci ha guidato anche qua con sapienza e è riuscito nel corso di questi anni a calibrare quelle che erano e sono le esigenze del bilancio con le esigenze che provenivano dai singoli comuni. Quindi veramente alla sua famiglia e a lui il ricordo suo resterà indelebilmente nei nostri cuori. Il primo atto che ho fatto a seguito della drammatica scomparsa di Paolo Sacchimbene è stato quello di nominare in sua vece, in sostituzione, la dottoressa Rosa Culiatti, che presta servizio come ragioniere ad Antillo, a Limina, e che per la verità ci sta dando, come Paolo ce ne aveva dato tante soddisfazioni in termini di efficienza e di efficacia. Per il resto non ho ritenuto di cambiare alcuno, perché sia l'ingegnere Giovanni Preguglio, capo dell'ufficio tecnico dell'Unione, è assolutamente di ottima qualità ed è una garanzia per tutti noi. La dottoressa Rosa Galluzzo, che è segretaria, oramai potremmo dire storica dell'Unione. Io credo che poi le novità che un presidente può introdurre all'interno dell'Unione non siano sicuramente certamente quello della rimozione o della sostituzione di questo con quel dirigente, nella misura in cui, e qua ricorrono tutte le condizioni, i dirigenti sono di provata efficacia e di provare anche serietà. Quindi mi è pensato di andare, ho pensato di andare sul sicuro, come anche lo staff dei ragazzi, diciamo così ragazzi perché ormai io comincio ad avere proprio la mia verità, dei ragazzi e delle ragazze che vogliono, che intendono restare, continuare a prestare, io sarò ben lieto il loro servizio all'interno dell'Unione. Un ringraziamento particolare a Piera Straguzzi che in qualche modo, non me ne vogliono gli altri, ma è l'anima dell'Unione, è la persona attorno alla quale ruota l'Unione dal punto di vista amministrativo e tecnico amministrativo. È una persona competente, capacissima, è una persona che riscuote, come del resto tutti quanti, la mia totale e assoluta fiducia, e quindi sono certo che faremo un buon lavoro. Grazie. Fatte queste premesse doverose e sentite, è proprio di credere che quando io non ho dichiarazione sincera o sentita da fare, mi astengo da fare dichiarazioni, ma non sentirete mai dalla mia bocca delle dichiarazioni di convenienza, delle dichiarazioni di drammatica, giusto per tappare la bocca a qualcuno o per... sono abituato a dire pane al pane, vino al vino, e mi fa piacere quando veramente mi incontro con un corpo di funzionari e dirigenti di altissimo livello come quello Pugno. Quindi partiamo da qua, andiamo avanti, vi do lettura immediatamente della giunta. Io anche qua nella nomina della giunta, noi siamo legati da una tagliola in qualche modo che è di natura legislativa. L'articolo 163 del codice degli enti locali e lo statuto dell'Unione dei Comuni
prevede esattamente che il numero di assessori non può essere superiore al 20% degli, dei componenti del Consiglio dell'Unione. Con una licenza che mi sono consentito, poiché ancora non siamo a regime e non lo saremo se non con la tornata dell'anno prossimo e dei prossimi due anni, ho ritenuto di calcolare i, per come in effetti poi si calcola il numero legale, i componenti del, del Consiglio in 36 unità e quindi essendo vincolati al 20% sono 7,2, quindi 8 con il Presidente. E ho nominato, costretto dal, ripeto, dalla legge, 7 assessori. I restanti 4 ho ritenuto di impegnarli comunque sostanzialmente nella elaborazione del progetto, offrendo loro degli incarichi speciali e poi dirò subito dopo quali sono gli incarichi speciali. Vado subito alla presentazione degli assessori. Comincio dal dottor Filippo Ricciardi che, come ben sapete, mi subentrerà per un'abitudine che abbiamo preso all'interno dell'Unione, che il Presidente diventa chi ha maturato nel tempo il maggiore anzianità rispetto agli altri colleghi. E Filippo Restifo è sicuramente quello che dopo di me ha maturato, beato lui, semplicemente anzianità nel, nel grado di caratteristico, ma non nella età. E quindi io lo nominerò questa sera vicepresidente, mentre per quanto riguarda le deleghe le concorderò come giusto che sia insieme ai colleghi. Dopodiché i, gli assessori sono Alberto Alfio Morabito, sindaco di Santa Teresa del Ripa, Bruno Parisi, sindaco di Pulcisicolo, Antonino Bartolotta, sindaco di Savoca, Foti Nunzio Giovanni, sindaco di Sant'Alessio, Filippo Ricciardo, lo abbiamo già detto, Fabio Di Gara, che non è, e si scusa, non è presente perché è fuori dalla Sicilia, di Gara Fabio, sindaco del comune di Porto Agro, Carlo Armando, sindaco del comune di Mandanice. Vorrei semplicemente dire quanto mi fa piacere vedere accanto a me, lavorare accanto a me, il sindaco di Mandanice, Armando Carlo. Veramente sono contento sia per la sua giovane età e per avere modo di conoscere il, l'assessore Armando Carlo, perché se lo conosco bene come sindaco e lo conosco in qualche modo bene, veramente metterà come dire, impegno, sagacia e serietà nell'espletamento delle sue funzioni. E poi abbiamo, come dire, ricoperto l'intero arco geografico della Unione senza far torto, spero, a nessuno e dando, buttando le basi per espletare quelle che sono le linee programmate. Io, come era doverosamente da fare, ho letto nella prima seduta, nella prima riunione di assemblea dei sindaci, a seguito della quale ho nominato la giunta, ho dato lettura delle mie dichiarazioni programmate. Le dichiarazioni che, delle quali ovviamente per riassunto vi do lettura, dopodiché ho dato incarico agli uffici, ma ognuno di voi, ciascuno di voi ne ha una copia mano a mano che arriva, e quelli assenti che non sono potuti venire oggi alla riunione del Consiglio, gliele faremo recapitare a casa, di modo che possiamo condividere. E il mio fermissimo intendimento, e in questo chiedo l'aiuto del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, collaborare con l'Assemblea e il Consiglio dell'Unione, essendo mio altrettanto fermissimo convincimento che qualunque legittimazione di qualsiasi natura passa dal popolo e passa attraverso le assemblee elettive. Io sono qua Presidente dell'Unione, vero è perché è nominato dagli altri sindaci, ma noi tutti all'interno dei comuni e all'interno dell'Unione lo siamo e ci siamo perché ci sono stati dei consigli comunali, dei cittadini che sono loro sì immediatamente diretta promanazione della volontà popolare, che ci hanno graziosamente investito nell'incarico di amministrare. E quindi credo che il rapporto con l'assemblea elettiva e con il Consiglio dell'Unione, con la, le commissioni dell'Unione, sia uno degli elementi fondamentali attraverso i quali svilupperemo, con la grazia di Dio, il nostro lavoro nel corso dell'anno che verrà. Vengo subito alle dichiarazioni programmate. Io credo che dobbiamo passare rapidamente
al... Prego. È il prossimo punto. Sì. Vediamo questo della Giunta. Va bene, allora abbiamo chiuso quello della Giunta. Va benissimo. Allora, aspetta il Presidente che mi dica. Grazie Presidente della tua presentazione. Grazie delle modalità di presentazione della Giunta. Passiamo al terzo punto posto all'ordine del giorno, che sono le linee programmatiche del Presidente dell'Unione. Così abbiamo direttamente, magari sono abbastanza. Ragionamento condiviso, ripeto, dai sindaci dell'Unione e dagli assessori, parte da una constatazione lapalissiana ed evidente. I trasferimenti dello Stato e delle regioni vanno sempre di più diminuendo. E questo accanto a una penuria, diciamo, di risorse che in questo momento Stato e Regione hanno, ma come dire, in qualche modo mi fa intravedere ormai e ogni mese sempre di più che la legislazione riguardo gli enti locali mira sempre di più a un'aggregazione, a un accorpamento, non tanto di comuni come entità, perché sarebbe assolutamente difficile che i comuni si accorpassero, ed io per primo rivendicherei l'autonomia e l'originalità del mio comune rispetto ad altri come entità autonoma, culturale, portatrice di valore, eccetera, ma come prestazione di servizi. E dunque, oltre che opportuno, è assolutamente necessario che questi servizi vengano prestati quanto più possibile in maniera, come dire, comune a tutti gli enti locali facenti parte della Unione. Desidero dire in anteprima una cosa: noi siamo un'unione di 12 comuni, sul territorio insistono altre tre unioni quantomeno, ed è quella della Valle del Lisi, quella di Scaletta e Itala, quella della Via Reggia di Gaggi Francavilla, e non so, ci sono poi altre aggregazioni. Io credo che una delle esigenze che dobbiamo avvertire, e proporrò alla prossima riunione del Consiglio, quella di una federazione, di un patto di consultazione tra le unioni dei vari territori. Questo è un territorio che, al di là dei cartelli che ci sono messi, segnaletici stradali o delle fiumare che ci separano fisicamente, ma è un territorio che orograficamente, da milioni di anni, da millenni, sicuramente si presenta allo stesso modo. Quindi non sopporta quelle che con grande entusiasmo noi sindaci per primi nel 2003-2004 abbiamo abbattuto. Cioè i municipalismi, gli steccati, tutta una serie di questioni che erano veramente anacronistiche e superate. E quindi questo ci può portare, per esempio, quando c'è la necessità di presentare dei progetti comuni che hanno la necessità di un plafon di 40.000 abitanti, di poter raggruppare 40.000 abitanti dalle varie unioni. Non è uno scandalo se sui fatti fondamentali ci troviamo tutti quanti assieme. E quindi il ragionamento che mi ha spinto e ha spinto i colleghi assessori è esattamente quello di centralizzare, ripeto, quanto più possibile dei servizi. Il primo servizio che dobbiamo centralizzare, e già vi annuncio che il sindaco di Rocca Fiorita, Pippo Bartolotta, che ha ricevuto proprio da me l'incarico speciale di curare tutti gli aspetti della informatizzazione e della devoluzione, oltre che accentramento dei servizi all'interno dell'Unione, ai vari comuni. E si è messo all'agremento al lavoro, abbiamo avuto due o tre riunioni operative con dei tecnici che ci hanno spiegato esattamente come non sia per nulla difficile portare avanti questo ragionamento. Voglio dirvi, a scaccio di equivoci, è giusto per evitare che qualcuno, so che questo rischio non c'è, ma dico che qualcuno incorra nell'errore di pensare che io abbia scoperto chissà qualcosa, sia unto dal Signore. Io ho fatto semplicemente una cosa: io mi sono collegato a internet, sono andato alla voce Unioni dei Comuni e là ho tratto tutta una serie di esperienze, mettendomi in collegamento anche con i presidenti dell'Unione. Quello che vado a dirvi brevemente è cosa è il presente in queste unioni già da 10 anni, da 8 anni, da 12 anni. Quindi queste cose che noi ci accingiamo a fare meritoriamente, spero, sono cose che vengono praticate assolutamente in maniera normalissima ormai nelle altre unioni. Il primo servizio da portare avanti è quello del SUAP, dello sportello unico delle attività produttive. Io credo che sia francamente insostenibile che 12 comuni, soprattutto medio-piccoli, comuni con 250-500 mila abitanti, dotarsi
efficacemente per loro e per l'utenza di un servizio delle attività produttive che ha bisogno invece di una tecnicalità complessa e che ha bisogno di una serie di professionalità che spesso purtroppo non ci sono all'interno dei comuni. E allora dobbiamo fare una cosa semplicissima, la cosa è quella di scindere il servizio 1 delle attività produttive in una prima fase, nelle operazioni semplici e nelle operazioni complesse, e per banalizzare intendo per operazioni semplici quelle che il singolo comune può continuare a fare, tipo il rilascio della licenza per il commercio, il rilascio per il chiosco, eccetera eccetera. Le operazioni complesse sono invece quelle che hanno necessità, che necessitano del concorso di una serie di agenti, di attori che vanno istituzionalmente presenti sul territorio. Parlo del genio civile, parlo della sovrintendenza, parlo della capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e via discorrendo. E allora, se dotiamo un comune all'interno dell'Unione di uno sportello unico robusto in grado di offrire la professionalità eccellente, siamo nelle condizioni, qualunque comune, io sono belliero dal comune di Roccolomero, di dire, sentite, se uno viene, voglio fare un villaggio turistico piuttosto che voglio fare altra cosa, va bene, lei lasci i documenti qua, ma li mandi immediatamente anche al comune di, se sarà questo Santa Teresa Riva, a me sembrerebbe più idoneo, ma ovviamente saranno i colleghi sindaci a dirmi che il comune è più grosso dal punto di vista demografico, e porti i suoi documenti e verrà servito in pochissimo tempo, perché là avremo la possibilità di dare un servizio efficiente, dotando, come dico brevemente, quell'ufficio di una risorsa finanziaria e di una risorsa anche umana e professionale. Anche qua deve passare un principio, che è un principio senza il quale le unioni non hanno ragione di esistere. Le unioni erogano servizi, ma non possono erogare, anche perché non abbiamo il bilancio per farlo, servizi del tutto gratuitamente, quindi dobbiamo introdurre il criterio della compartecipazione dei comuni. Ora, in un primo tempo, nel primo anno, sarà una compartecipazione poco più che simbolica, per poi, vedendo i risultati, ovviamente avremo una compartecipazione che sarà in grado di sostenere economicamente il servizio. L'altra questione che mi è sembrata e che mi è balzata agli occhi e che abbiamo per la verità in qualche modo da qualche anno, ringrazio ancora qua chi mi ha preceduto, Giovanni Foti, Nino Bartolotta e Antonio De Ciuscio, quella del servizio paghe, del servizio stipendi e del servizio personale all'interno dei comuni. Non è un mistero che i dipendenti comunali dei 12 comuni dell'Unione ammontano a meno di 1000 unità. Ora francamente io non ho visto mai in nessuna parte dell'emisfero né occidentale né orientale che un'azienda, un'impresa di circa 800.000 dipendenti si possa consentire il lusso di mantenere 12 ragionieri, 12 addetti alle paghe, 12 addetti alla rilevazione delle presenze. E dunque sarebbe più che opportuno, ed è anche qua, ci troviamo nel ieri rispetto alle altre unioni e nell'oggi rispetto alla Unione. Vale il principio per tutti della volontarietà, nessun comune deve sentirsi obbligato assolutamente a fare questo, è un servizio che noi proponiamo, io spero che il servizio venga, come dire, in qualche modo condiviso da tutti i comuni e potremo partire. Le capacità e le disponibilità anche qua dal punto di vista tecnico e informatico ci sono tutte, non abbiamo da scoprire l'acqua calda, abbiamo gli strumenti anche all'interno dell'Unione, ci sono dei piccoli aspetti di natura tecnica che possiamo superare agevolmente, per esempio in una prima fase operando un doppio canale che se abbiamo 7 comuni che sono gestiti da un servizio informatico di una tal maniera e 4 dall'altro più uno spurio, non c'è problema, possiamo fare 2 canali e quindi nemmeno distogliere o riabituare nuovamente di ragionare dei comuni a abituarsi a loro volta all'altro tipo di tecnologia. Quindi abbiamo gli strumenti, che io lo voglio fare, lo fa, vale anche qua il principio della compartecipazione. Credo che essendo un servizio delicato, almeno per un anno dovremmo partire con una sorta di numero zero, cioè nel senso che a partire da fra qualche mese i comuni invierebbero all'Unione tutti i loro elaborati
e l'Unione elaborerebbe i cedolini di paga, però dovremmo stabilire fra 8 mesi, 10 mesi una data alla quale poi sarà l'Unione stessa a gestire i cedolini di paga. Per tranquillizzare anche chi può pensare, noi non dobbiamo licenziare nessuno, noi non dobbiamo fare a meno di nessuno, anzi le professionalità che ci sono all'interno dei comuni sono preziosissime, però non c'è bisogno che dica poi, ma i sindaci lo sanno meglio di me, che l'età media dei ragionieri dei comuni è prossima, molto prossima alla pensione, e quindi credo che un sindaco nel momento in cui potesse risparmiare per destinare altrove, penso alla difesa dei torrenti, penso alla difesa dei fiumi, penso all'informatica, al rafforzamento dell'informatica, penso alla polizia municipale che è sempre carente, ovviamente potrebbe benissimo farlo. Quindi anche questo indirizzo, se lo vogliamo condividere, e chi ci sta lo condivide, chi non ci sta poi si aggregherà in un periodo successivo. Credo che, mi dice il sindaco di Rocca Fiorita, che fra qualche settimana potremo effettivamente cominciare, penso di avere settimana prossima una riunione con i ragionieri di tutti i comuni, giusto per dargli una informativa, una mezza giornata, di fargli conoscere le impostazioni dettagliate dello sportello 1, e poi lo faremo anche per il servizio paga, e poi partiremo da questo punto di vista. La questione dell'ufficio tecnico, anche qua dobbiamo pensare in termini attuali. Noi abbiamo un bravo ingegnere, che è l'ingegnere Pregusio, ma che evidentemente da solo non passa. Ci sono degli strumenti che stiamo vedendo, stanno partendo, non ricordo niente a nessuno, una valanga di bandi dei POR, dei piano operativo regionale, a valere sulla programmazione 2007-2013. Se per avventura dovessimo perdere qualcuno di questi treni, evidentemente saremmo veramente in difficoltà gravissima, perché faremmo perdere un'opportunità ai nostri comuni. E allora anche qua si tratta, ma non voglio affliggervi, è ben evidenziato nelle linee programmatiche come l'architettura, diciamo, di natura giuridica. Se riusciamo ad aggregare un pool sulla base esclusivamente della evidenza pubblica, noi non dobbiamo discostarci da quello che ci pone l'Unione Europea e da quello che noi intendiamo fare. Quindi tutto verrà attraverso l'evidenza pubblica, tutto verrà attraverso le manifestazioni di interesse e attraverso le contrattazioni negoziate. Quindi né più né meno quello che siamo abituati a fare nei nostri comuni possiamo continuare a fare da questo punto di vista. La quarta questione che intendo sottoporvi è che noi siamo un territorio, io lo riassumerei con uno slogan che vi ho messo nella dichiarazione programmatica: 12 municipi, 12 realtà, un unico territorio. L'ho detto prima, se siamo un unico territorio, esattamente, a me e sembra anche qua anacronistico il fatto che dobbiamo a tutti i costi, per esempio, pensare una zona artigianale o industriale a Rocca Fiorita piuttosto che in un altro comune, per esempio, io non so, e esprimo la mia solidarietà convinta come presidente e come sindaco al sindaco di Savoca per la battaglia meritoria che sta combattendo nel suo comune. Savoca, come ben sapete, è uno dei borghi più belli d'Italia, inserito al primo titolo, e si trova a combattere con una in qualche modo improvvida attività estrattiva che tutto fa tranne che tutelare, ma per ragioni oggettive, il paesaggio, e quindi dal punto di vista quantomeno paesaggistico proprio. Poi adesso non so sul piano ambientale se succedono cose diverse oppure no, e quindi anche qua abbiamo la necessità di individuare due, tre poli, che siano due poli per esempio di sviluppo artigianale e industriale della nostra zona, un polo che possa essere un polo di natura commerciale dove poter realizzare una piattaforma logistica che possa essere il supporto alle centinaia e migliaia di commercianti e piccoli artigiani che lavorano nella nostra zona, e un altro polo che io chiamerei un polo tecnologico dell'informatica turistica, che è quello né più né meno che esiste a Rimini, a Riccione, ma nelle località turistiche della nostra Italia, ma da 20 anni, da 30 anni, cioè quello di un centro servizi in grado di erogare esattamente ai turisti che vengono, ma anche alle aziende che operano sul territorio, di erogare dei servizi, diciamo, dell'informazione per l'entrata, anche dei servizi di buona qualità.
L'altra questione che desidero porre è quella delle energie alternative. Le energie alternative, noi tutti i comuni, io per primo, ci siamo trovati di fronte a questa impasse. Il ricorso all'iniziativa privata ci ha fatto comprendere che probabilmente non è tanto matura l'iniziativa privata siciliana e del nostro territorio in grado da affrontare e sostenere con profitto un'iniziativa di questo genere. E siamo andati incontro anche delle iniziative e delle sorprese deludenti. D'altro canto, cercare di accedere a una realizzazione di fotovoltaico attraverso un mutuo da accendere al comune significherebbe veramente mettere in ginocchio il comune, e credo che nessuno sia nelle condizioni di farlo. E dunque, però, calcolo anche che all'interno degli edifici pubblici dell'Unione, che sono essi i municipi, le scuole e quant'altro, ci sia almeno un ettaro e mezzo, 15.000 metri di superficie, che possono essere benissimo destinate a fotovoltaico. Ora, la cosa semplice qual è? Cercare di vedere, avrò domani pomeriggio già un incontro con dei professionisti, i quali non riceveranno nessun tipo di incarico se non quello, se lo vogliono, di fare uno studio, che è uno studio di ricognizione sul territorio di quanta elettricità consuma ogni comune, quanto paga di bolletta elettrica, quanto superficie, quanti metri quadrati di superficie ha da poter potenzialmente destinare al fotovoltaico, dopodiché vedremo di fare un progetto che calcolo sarà intorno ai 15 milioni di euro, e il progetto, la sostenibilità finanziaria del progetto può avvenire, anche qua non ho scoperto nulla di nuovo, è stato fatto non più tardi di un mese fa nel Piemonte addirittura, cioè in una zona che è fortemente meno insolata dell'Unione delle Valli Ioniche. È stato fatto e hanno avuto un grandissimo guadagno dal punto di vista dell'incentivo e dal punto di vista del risparmio energetico. E allora, nel momento in cui fosse e sarà l'Unione ad accendere un mutuo di una tale valenza, 15 milioni di euro, e questo mutuo viene garantito da una fideiussione per tutti i comuni, ogni comune presta fideiussione per l'ammontare pro quota della propria iniziativa fotovoltaica. Cosa avremo? Avremo che i comuni non sposterebbero un euro, avremo la possibilità di fare ottenere all'Unione il mutuo, di far accendere il mutuo all'Unione, alla condizione che già realizzabilissima, mi dicono i tecnici di sì, che l'incentivo serva a pagare la rata di mutuo. Se questo riusciremo a fare, in 10 anni, in 12 anni riusciremo a pagare la rata di mutuo e dotare i nostri comuni. Io ora, lo sanno i sindaci, lo sanno i presidenti dei consigli, ma lo sanno i consiglieri comunali, per esempio a Roccolomera noi abbiamo qualcosa come 150-160 mila euro di bollette energetiche solo per la pubblica illuminazione e per taluni edifici. Io, se venisse sgravato per esempio di 100.000 euro senza pagare nulla, non so cosa farei, veramente accenderei dei ceri a ripetizione, perché in realtà sarebbe un grande vantaggio. Ora, se ci muoviamo attorno a queste linee programmatiche, non credo, e a queste idee proprio, che non sono, ripeto, nulla di sconvolgente, sono quello che è stato fatto in altre parti d'Italia, penso che possiamo dare un buon servizio al nostro territorio e onorare anche l'Unione. L'ultima delle questioni, poi provenite da altre questioni delle quali non vi affligo, è quella che ritengo che sia anche opportuno che ci dotiamo dell'identità dell'Unione. Questa Unione, come dire, in qualche modo è assurda ai fastigi proprio della stampa, della televisione, più per disavventure anziché per come dire, virtuosità, diciamo virtuosità operosa. E dunque credo che in qualche modo il primo obiettivo da fare, io lo sottoporrò qua al Presidente dell'Assemblea, è quello di dare un logo a questa Unione, quello di dare anche, non mettetevi a ridere, ma io credo che l'identità sia un fatto importante per il territorio e per i comuni del territorio. Una bandiera dell'Unione, una bandiera dell'Unione che sventoli, per esempio, accanto alle bandiere dell'Unione Europea, dell'Italia, della Sicilia, qua davanti a Pino Arraglio, e che sventoli in ogni
ma in ogni municipio dell'Unione, di modo che possiamo dire che noi siamo legati da un doppio vincolo, non solo quello della solidarietà e dell'amicizia, ma anche quello dell'unione che ci affredella e ci accomuna. Non credo che siano cose queste che, come dire, impiegheranno tantissimo tempo né tante risorse, anzi forse le risorse saranno pochissime, qualche migliaia di euro riusciremo a fare. Ma ci daranno anche l'idea che siamo veramente radicati nel territorio, che siamo nel territorio anche ben visto e ben credito. L'ultima questione, ed è proprio l'ultima assolutamente, ho parlato e troverete cenni corposi per quanto riguarda i diversi deboli e la rete assistenziale, come anche l'Unione Europea di cui ho parlato, abbiamo necessità assolutamente di rivolgerci all'Unione Europea, come anche l'agricoltura, la viabilità interna e rurale. Anche qua io voglio spendere una parola: noi assistiamo in maniera impotente, vorrei dire, alla rovina e al dirubamento delle colline sulle nostre frazioni, sui nostri paesi. Quello che è successo, lo richiamo per memoria, sfortunatamente e disgraziatamente a Scaletta, il 1 ottobre del 2009, sarebbe potuto succedere in qualunque comune dell'Unione, perché la situazione gravissima era un anno fa, gravissima e era un mese fa, gravissima e oggi. Tutti i comuni, tutti i territori dell'Unione sono fragilissimi dal punto di vista idrogeologico e sono fragilissimi dal punto di vista delle difese. Né tantomeno, non illudiamo, ogni tanto arriva qualche raro finanziamento nei comuni di 500.000 piuttosto che 1 milione di euro per il consolidamento di una parete rocciosa di qualcosa, laddove avremo bisogno di centinaia di milioni. E anche qua si tratta di vedere se abbiamo coraggio, e quello qualche comune lo ha fatto per conto proprio, penso che già salvo che sia stato battistrato su questa questione, è quella di fare tornare la gente a piantare, a piantumare nelle campagne degli alberi, e questo se lo facciamo intelligentemente con degli incentivi, senza spaventarci per una volta. Noi ci dobbiamo spaventare solo quando favoriamo la speculazione edilizia, ma quando favoriamo e diamo l'incentivo al cittadino normale che ha 5.000 metri di terreno per farsi la casetta, alla condizione di fare una urbanizzazione in qualche modo che non è quella delle strade, ma è quello che noi gli mettiamo il vincolo, deve piantare 300 alberi di medio e alto fusto e noi gli daremo la concessione per fare una casetta. È chiaro che anche lui avrà tutto l'interesse a mantenere pulito il territorio e a mantenere gli altri in condizione che non se ne va a casa e assieme alla casetta. Quindi tante cose sulle quali dovremo assolutamente anche, come dire, confrontarci con quelle che sono le numerose professionalità che ci sono sul territorio dal punto di vista proprio professionale, penso agli ingegneri, penso agli architetti, penso a tutti quelli che esercitano delle funzioni, non sono nobili, ma esercitano delle funzioni che ci possono dare un grande aiuto. Come direbbero gli inglesi, ultima ma non ultima, ovviamente, e mi scuso per non averla messa al primo posto, i rapporti con la stampa. Come vedete, noi abbiamo avviato una attività che per la verità era da qualche tempo quella delle riprese della Unione. Abbiamo cercato di fare una convenzione anche, e le faremo le convenzioni anche con le testate giornalistiche che ci sono sul territorio e le testate web, adesso si parla attraverso i siti, affinché ci sia l'opportunità necessaria di farci conoscere e di fare sì che gli altri conoscono noi stessi per quello che facciamo, per quello che sappiamo fare. E allora ringrazio la stampa, non ho mai detto nulla, non ho mai obiettato alcunché, perché ho sempre ritenuto che la stampa sia, soprattutto nel nostro territorio, obiettiva e non asservita a nulla. La stampa faccia comunque il proprio lavoro, quando ci deve tirare le orecchie sicuramente magari comunque pregherà a casa sua, ma comunque queste sono le regole che ci diamo, e quindi vi ringrazio anche per l'attenzione che ci dedicherete, e sicuramente siamo qua io, i miei assessori e tutto lo staff della Unione, qualunque cosa, credo che sia stato così negli anni precedenti e lo sarà così sicuramente nel corso di quest'anno. Abbiamo una piccola unione, non abbiamo alcun segreto da nascondere, tutti i documenti che vorrete vedere, che vorrete
consultare, sono a vostra disposizione ora come ieri, e quindi il massimo accesso. L'importante è una cosa, che vi raccordiate con gli uffici e quindi vi daremo tutte le autorizzazioni delle quali avete bisogno. Vi ringrazio tanto e ringrazio anche il Presidente. Io sono pro tempore e quindi chi verrà dopo di me farà meglio di me. Uno in particolare era quello che si riguardava il territorio, ho detto 12 municipalità, un territorio. Effettivamente di questo ha bisogno questo territorio.